di Outing 104, trucco, parrucco, cultura e storie di vita con Veridiana. Benvenuto al pianto che... perdermi, non voglio perderti, non voglio perderti, non devi perdermi mai. Ci siamo, Beauty Outing 104, anche oggi in diretta dalle 17 alle 19 con Veridiana e in regia Stefano. Ciao a tutti, ciao Veridiana. Senti, ma so qualcosa della musica di oggi o sbaglio, Stefano? Sì, mi ha mandato un'email Gennaro, che salutiamo, dicendo che oggi è una puntata rigorosamente a tema anni 80. Ottanteggiamo. Ah, pure, sì. Gli ha dato pure un titolo. Si sta allargando, gli ha dato un titolo, va bene. Quindi sentiremo, ascolteremo anche la musica, però oggi sarà... tanto per cambiare, come tutti i giovedì lo diciamo, una diretta molto ricca delle professioniste in studio. Vi do intanto prima i contatti, quindi SMS line 33 57 104 104, anche utilizzatelo per i WhatsApp, sempre 33 57 104 104, il fisso 0341 28 70 50, se volete c'è la pagina di Facebook Rete 104 e anche la pagina di Facebook Beauty Outing 104 e lo trovate anche su Twitter. Il sito rete104.it, se non l'avete fatto, ma lo avete fatto tutti perché lo vediamo da come ci seguite tutti i giovedì, ma scaricate l'app di Rete 104 che è gratuita su qualsiasi tipo di cellulare o in streaming, ma vi garantisco che è meglio l'app. Allora, innanzitutto vado a presentarvi le mie due ospiti in studio, poi a breve avremo anche una telefonica, ma adesso vi spiego, quindi prima le mie graditissime ospiti. E ovviamente una in particolare la voglio presentare come si deve, come doveroso, perché è lo sponsor ufficiale della puntata odierna e si tratta di Isadora, prodotti farmaceutici di bellezza e salute. E in studio con noi ovviamente abbiamo di Isadora Francesca Pischetola. Buonasera a tutti e ciao Verdiana. Ciao Francesca, grazie mille veramente per oggi. Grazie a voi e grazie a te, è stato veramente un piacere essere qui con voi. E più tardi, a breve, insomma, parleremo ampiamente dei prodotti di Isadora, così ci spiegherai molto bene che tipi di prodotti, come sono nati, come sono stati creati e poi soprattutto di Francesca Pischetola, perché nel mio salotto ci si racconta a 360 gradi, certo, e ci si fa due quattro chiacchiere in amicizia. Poi abbiamo la nostra specialista, un po' emozionata, ma veramente le faremo le quattro chiacchiere oggi, e quindi vado a presentarvi Clara Rigo, dermatologa e chirurgo. Buonasera a tutti, ciao, ciao Veridiana. A te Clara, grazie per essere venuta. Grazie per l'invito. Vieni anche da lontano, da Verona. Sì, per fortuna. Beh, lavoro c'è un bel anche pezzo a Milano, per cui riesco a spezzare il viaggio, diciamo. E noi siamo contenti di averti qui e oggi ci darai tanti consigli, soprattutto per la pelle, poi siamo in estate, l'esposizione al sole, quindi ce n'è da parlare, da dare consigli, da raccontare. Questo quindi, organo molto importante. È la pelle, che è tra l'altro quella che invecchia, insomma, io ne so qualcosa. No, tutti ne sappiamo qualcosa, è inevitabile proprio. Quindi ne parleremo ampiamente oggi, quindi non per soprattutto le donne, ma anche gli uomini, perché anche gli uomini tengono al trucco, alle imperfezioni, alla pelle, forse sono diventati anche esageratamente ancora di più delle donne, direi. È vero. Eh? Che sì, dici, sì. Ma no, Clara? Diciamo che è giusto così, perché dici? La pelle è importante anche per loro, da tutti i punti di vista. Bene. Quindi Non stanno esagerando. Vabbè, poi casi ci sono sempre quelli di esagerazione. Vabbè, però io comunque preferisco l'uomo che si cura. Ecco, esatto. Non esageratamente che uomo sia, però l'uomo che si cura, questa è la mia idea. Allora, fra poco chiameremo Marco Martinelli, un cantante che ha partecipato a Forte Forte Forte, il programma della Raffaella Carrà, quindi a breve lo chiameremo al telefono e ascolteremo anche il suo singolo laureato di talento. Che dire, partiamo Stefano? Dai, vai alla grande. We are young.
Beauty Outing 104. Allora, abbiamo già al telefono, come vi ho preannunciato pochissimi minuti fa, Marco Martinelli. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Tutto bene? È un piacere. È la prima volta che ci sentiamo noi, Marco. Grazie, sì, sono contento, grazie. Intanto complimenti per la canzone, perché io l'ho ascoltata e subito dopo l'intervista con te la riascolteremo, anche la ascolteranno i nostri radioascoltatori. È molto molto sono carina, contento. Orecchiabile, ballabile quasi, direi, Sì, 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 è vero, assolutamente. Infatti nel videoclip che abbiamo fatto, molto carino, forte forte forte, abbiamo anche ballato. Sì, l'ho visto, è veramente bellissimo. Beh, giovanile, insomma, perché tu quanti anni hai, Marco? Io 24, ho 25 agosto, quindi Senti Marco, quando hai iniziato tu a cantare? Quando ti sei avvicinato alla musica? Ho iniziato a cantare da molto piccolo, in maniera amatoriale, nel senso che da bambino ero già un bambino canterino, diciamo, ecco. Però poi in senso professionale l'ho fatto intorno ai 16 anni, avevo iniziato un po' a suonare il pianoforte, ma giocavo a pallavolo, ero un palleggiatore anche piuttosto bravo, praticamente arrivavo sempre a lezione di pianoforte con le dita mezze steccate, mezze tutte storte. Certo, dopo aver palleggiato. Esattamente, a un certo punto ho detto vabbè, dirottiamo lo studio della musica sul canto, perché comunque io mentre suonavo mi accompagnavo cantando, e quindi ho cominciato a studiare a questa accademia a Pisa, che si chiama il Pentagramma, e proprio attraverso questa accademia ho incontrato Mariella Nava, che è l'autrice di Laureato di Talento. Bravo, me l'hai anticipato, bravissimo. Sì. E quindi questa partecipazione a Forte 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 com'è arrivata? Diciamo è arrivata mentre mi stavo laureando e prendendo la laurea specialistica alla Scuola Sant'Anna di Pisa, da lì infatti Laureato di Talento, la canzone, e mi sono messo a fare i provini, perché comunque io sono sempre sentito un talento piuttosto trasversale, cioè mi sono sempre sentito un po' cantante, un po' presentatore, perché comunque io ho fatto dei programmi in radio, mi piaceva un sacco la radio, presentare gli eventi, e quindi quando ho saputo di questo programma, che comunque andava un po' a mettere insieme varie qualità, ossia il ballo, il canto, il rappresentare, oddio, io ero bravino sul canto, bravino sul presentare, sul ballo un disastro completo, però diciamo che mi sono arrangiato durante questo programma e mi hanno anche formato, ecco. E questo disco, lato A, lato B, perché hai da una parte Laureato di Talento e dall'altra La mia scommessa? È vero, sì, queste sono idee di Mariella Nava, mm-hmm, e di Antonio Coggio, che praticamente hanno detto, sai, negli anni 70, quando uscivano i singoli, usciva un lato A e un lato B. Ora quando esce il singolo esce un pezzo solo. È vero, è vero, è come quindi se fossimo tornati ai vinili 45. Non è male, non è male, Marco. Allora loro hanno detto, no, sai cosa facciamo? Siccome te non sei, diciamo che la canzone Laureato di Talento è una canzone molto fresca, carina, però che non rappresenta il mio mondo musicale, Mariella l'ha scritta e l'ho voluta con tutto me stesso, perché mi piaceva l'idea anche di poter ballare nel video sulla scia di Forte Forte Forte. Però in realtà a me come mondo musicale mi piace molto Battisti, Baglioni, e infatti La mia scommessa è più una canzone introspettiva, un po' più una ballad, musica pop, musica pop, insomma. Sì, musica come musica, stile. Sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro Laureato di Talento è un brano anche che vuole essere un invito, giusto, a non perdersi d'animo, a muoversi, a cercare, a raccontarsi, a darsi voce. È vero, assolutamente, è proprio un invito a tutti coloro che si laureano, che non sono ancora laureati ma stanno per laurearsi, a chi non si laureerà mai, però a vivere delle proprie passioni e di fare delle proprie passioni la forza per anche vincere nella vita, ecco. Senti, se volessero e volessimo ascoltare e trovare, contattare e seguire Marco Martinelli, come, allora, dove? Mi trovate su Facebook, la pagina ufficiale è Marco Martinelli Official, mm-hmm, poi c'è il mio profilo Facebook è Marco Martinelli, poi c'è il Twitter che è Marco Giallino, mm-hmm, e anche Instagram Marco Giallino. iTunes ovviamente per iTunes, certo, per poter prendere per il disco Marco Martinelli, sì, Marco Martinelli. Non dimentichiamoci la parte importante, proprio iTunes, Marco.
Hai ragione. Sì, ma io sono poco attento a queste cose veniali. Sono io più attenta dall'altra parte, sì. Che ci tengo parecchio anche alla musica dei ragazzi giovani, emergenti. Nava comunque ci ha l'occhio lungo, perché è bravissima, e quindi se ci ha visto lungo vuol dire che meriti. Speriamo. Senti, Marco, noi ti facciamo tantissimi complimenti, tantissimi in bocca al lupo, e andiamo ad ascoltare, salutandoti, Laureato di Talento. Un abbraccio grande e veramente tanto in bocca al lupo. Tutti. E a presto, ciao, ci risentiamo e ci vediamo. Ciao, a presto. Ciao. Sì, grazie, ciao. Scusate, mi presento, Laureato di Talento, parcheggiato in questo tempo in attesa di collocamento. Invece di deprimermi, che c'è di male, canto, lo faccio con il gusto del mio divertimento, ma anche come stiere, con la passione dentro. E tutto quel che sento, è tutto quel che sento, sospeso in questo stand-by, la bocca ancora secca, gli occhi un po' delusi, però per niente spento. Entro in questo sogno, un bolla di sapone, di fronte a percentuali di milioni di persone che si tuffano nel buio della sera, dopo una giornata intera. Non basta un 110, non serve anche la lode. Lo sai, bisogna stare fermi in fila a fare code. Allora mi cimento in qualcosa che so fare. Mi metto in movimento, mi metto così in onda, come se fosse un mare, come se fosse un mare. Chiamate l'illusione, ma sto in televisione. Piuttosto che star zitto, magari ne approfitto. I critici un po' seri, con una recensione, diranno che monotoni è la stessa trasmissione. Niente di rinnovato, ma sono sintonizzati. Se sono tutti lì, felici e accomodati, mi presto ad un giudizio lanciato con un tweet. Benevolo, feroce, va bene anche così. Lo faccio pure io, se sto da quella parte. È facile seduti senza mai rischiarsi l'arte, è coraggioso spendersi per quello che lo faccio. Sto qui, mi metto in gioco e per un calmo mi spaccio. Per qualche ragazzo che sta di là a pensare, magari si immedesima e a forza di guardare gli scappa una risata che sa ricaricare spontanea e spensierata in questo clima di un'Italia impolverata. Nel vuoto patologico di occasione anemico, un grido iperuranico è il mio bacio accademico. E allora vi racconto di quel giorno sospirato in cui mi dissero davvero complimenti, preparato. Lanciai in alto la tesi, il mio futuro fuori, davanti al nome e titolo, dottore tra i dottori. La festa degli amici, l'abbraccio che ti tiene, di chi ti vuole bene, di chi ti vuole bene. E il passo mio che si lasciava dietro l'ateneo, lo guardo appeso al muro, il mio sapere da trofeo. Per qualche ragazzo che sta di là a pensare, magari si immedesima e a forza di guardare gli scappa una risata che sa ricaricare spontanea e spensierata in questo clima di un'Italia impantanata. Grazie per l'ascolto e tutta l'attenzione, sono Marco, mi presento, Laureato di Talento, e senza presunzione mi metto qui alla prova, perché tentare giova, sicuro che non nuoce. Non so se riesco, tento, almeno dando voce, col mio temperamento, ai molti tanti e troppi, a tutti quelli che si impegnano anche tanto, e proprio come me, proprio come me. Aspetta nel momento. È bravo sto ragazzo, Laureato di Talento. E anche il video non è male, perché sono cinque ragazzi vestiti in un certo modo che ballano, tosti. Li sentiremo e sicuramente li avremo qui con il nuovo palinsesto, i ospiti in studio. Allora, veniamo alle nostre belle donne che abbiamo in studio. Francesca. Sì. Allora, prima di iniziare a parlare di Isadora, sì, vorrei parlare di Francesca Pischietola. Quindi non ti chiedo l'età al microfono. Beh, non tranquilla. Ho nessun problema a dire la mia età, per cui tranquilla. Però vorrei un attimo un minimo di introduzione per far conoscere a chi sta dall'altra parte chi è Francesca Pischietola e come è arrivata Isadora. Francesca Pischietola, diciamo che circa 20 anni fa lavoravo in una farmacia importante di Milano, in centro, e ovviamente in questa farmacia avevamo dei prodotti molto molto, oltre ad avere i prodotti appunto che di solito troviamo nelle farmacie, diciamo il make up. Sì, ce ne sono tanti di make up. Però ovviamente qui circa 30 anni fa c'era soltanto la Fass, oggi Roche-Posay, e la Roc, non c'era altro.
E niente, noi in questa farmacia avevamo appunto altre aziende molto importanti vendute in profumeria. Per cui diciamo che io mi truccavo con quei prodotti. Dopodiché, dopo un po' di tempo, ovviamente mi sono accorta di essere allergica a questi prodotti, al che è venuto un attimino un po'. Dico adesso cosa mi trucco, perché io ovviamente ci tengo molto alla mia persona e mi piace essere sempre a posto, in ordine. Grazie. E lì ovviamente mi si è accesa una lampadina, ho detto Crebio, qui bisogna portare qualcosa in farmacia, qualcosa di importante, qualcosa di ovviamente, soprattutto che non sia allergico. E infatti. E, a chi sì, a chi no, però comunque che non sia allergico. E lì ovviamente mi sono messa un po' in giro nelle varie fiere che ci sono un po' in tutto il mondo, perché ovviamente questo prodotto dovevo portarlo in farmacia, per cui dovevo oltre a vedere diciamo, il colore, vedere le varie caratteristiche, la cosa componenti. Più importante dovevo guardare appunto se potevo portarlo per quanto riguarda senza profumo, senza alcol, senza che ci fossero dei determinati, per cui ecco ho dovuto fare una ricerca abbastanza attenta. La nostra infatti intervieni, sì, questa Clara. È la mia materia. Infatti una dei campi della mia materia, che no, anche tu sei una che ci tiene tantissimo a queste cose, quindi beh, diciamo che da 30 anni a questa parte sono fatti dei grossissimi passi avanti, cioè certe molecole che prima non venivano considerate adesso sono stati fatti degli studi, si delle fa molta prove, più attenzione, molta più attenzione, i componenti dei vari cosmetici sono assolutamente testati, fanno proprio delle ricerche molto importanti, cosa che non esisteva, cioè all'inizio c'erano proprio le creme brutte, cioè fatte di vaseline, lanoline, è vero. Poi alla fine non erano così, anche adesso non è che queste basi siano poi sempre adatte a tutti, anzi diciamo che a volte possono causare dei problemi, perché lanoline, vaseline, cera eccetera sono importantissime come basi, però possono creare dei problemi per esempio sulle pelli miste, sulle pelli grasse creano dei film occlusivi che possono essere più dannosi che vantaggiosi. Comunque lasciamo continuare. No, tranquillo. No, ma mi piace questo intercasto, cioè in modo da capire bene proprio. Oggi ho concentrato la diretta soprattutto per le donne e parlare soprattutto di beauty e quindi di pelle, di trucco. Ci vorrebbero 10 puntate per tutto questo. Lo so, difficile in poco tempo. Lo so, vediamo di concentrare le cose importanti. E quindi dicendo, mi sono messa un po' in giro per appunto nelle varie fiere, l'unico prodotto che mi ha sempre molto ispirato, oltre diciamo ai colori, alla moda, perché io lavoro come si lavora in profumeria, le caratteristiche appunto dell'Isadora, perché senza aggiunta di metalli pesanti, ipoallergenici. La cosa che appunto ti ha portato maggiormente infatti, a credere in questo prodotto, e devo dire che c'è stato qualcosa che ti ha fatto scattare la molla per dire questo è il prodotto giusto da portare in farmacia. Ovviamente io diciamo il trucco, ovviamente noi usciamo la mattina e ritorniamo la sera tardi a casa, per cui il trucco è giusto che sia sempre perfetto e sempre in ordine, sempre che cioè io a volte mi mettevo una matita, ho cercato di magari truccarmi con quello che avevo lì in farmacia, però dopo un po' mi vedevo la matita che mi colava, ho dovuto darmi da fare, perché dico come me ci sono tantissime altre tante donne che hanno queste problematiche, e l'unico appunto prodotto che mi ha dato questa certezza e sicurezza, garanzia di poterlo portare in farmacia è stata l'Isadora, e devo dire che sono 20 anni ormai che ho questo prodotto in Italia, che è distribuito in farmacia, e devo dire che mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni. Io la notte mi sveglio anziché dormire, penso. Ma, scusami Francesca, ti faccio questa domanda: fa tutti i tipi di prodotti di trucco Isadora? Sì, cioè... è una linea completissima, veramente completa, molto molto molto, a volte un pochino aggressiva, perché ovviamente il trucco è moda, ovviamente io seguo la moda, certo.
per cui è giusto che sia così. Poi c'è, certo, abbiamo gli espositori classici con i soliti con i colori. Volevi dire qualcosa, no, Clara, vai. Volevo solo puntualizzare questo, che al di là del trucco che sbava eccetera, che poi magari insomma ce lo possiamo anche rifare, la cosa importantissima è che questi trucchi nuovi sono nickel free, cioè sono liberi da nickel, perché l'allergia al nickel è una cosa diffusissima. Quindi la pelle respira... No, il nickel è un metallo che si trova in tantissime componenti, ma anche negli alimenti, dappertutto, nella bigiotteria. Adesso sì, anche sì. Lì c'è stata un'evoluzione, perché in tanta bigiotteria hanno tolto il nickel, però comunque tantissime persone sono diventate allergiche al nickel e non possono utilizzare assolutamente prodotti che contengono il nickel, perché gli si scatenano delle reazioni allergiche. Io sono una di quelle. Ma anch'io stessa, perché da ragazzina ho usato degli orecchini di metalli che contenevano il nickel, ma ci sono tantissime, diciamo che è diffusissima, forse il 90% delle persone, per cui c'è un'evoluzione nel trucco, perché giustamente altrimenti una non può mai truccarsi, e anche nella bigiotteria, nelle cose che ci si mette addosso, insomma. Ti chiedo, Clara, una cosa velocemente prima di andare poi in pausa e quindi poi rientriamo e ampliamo enormemente oggi. È fondamentale che un trucco sia di notevole importanza, che un trucco, un prodotto sia ottimo per la pelle, in modo da ricomincio da capo. Ce la posso fare. Ricomincio da capo. Cioè, quello che voglio dire, a volte se i prodotti di trucco non sono di ottima marca, di ottima produzione, possono rovinare più velocemente e invecchiare più velocemente la pelle? Era questa la mia domanda. Ce l'ho fatta. Sì. Allora, l'invecchiamento è un capitolo a parte, però possono causare delle reazioni allergiche molto importanti, cioè con comparsa di vescicole, prurito, reazioni proprio lesioni, con croste, squame eccetera, che perdurano, perché non è una reazione immediata, è una reazione cellulo immediata. Cosa vuol dire? Che l'organismo ha un primo contatto con questo metallo, ma ce ne sono anche molti altri, ma il nickel diciamo che è quello principale, e prende, il sistema immunitario prende informazione, si organizza, crea degli anticorpi, poi ogni volta che il soggetto, questo rimane nella memoria del sistema immunitario, ogni volta che il soggetto viene a contatto con questa sostanza, il nickel, che come ti ripeto è ben diffuso nell'ambiente, si scatena una reazione più o meno visibile, più o meno, come si dice, estesa anche. Su questa reazione scatenante ti devo fermare e proseguiamo quando rientriamo. Certo. Quindi siamo sempre a Beauty Out in 104, vi lasciamo per pochissimi minuti e ritorniamo qui, rimanete in ascolto. Allora, siamo tornati a Beauty Out in 104. Le sue fans lo sanno già che fra pochissimo, fra 1-2 minuti sarà in linea. Parlo di Laura Bono, quindi fra poco ti chiamo. Laura, stai lì tranquilla che sto arrivando, non ti preoccupare. Però intanto, siccome è arrivata una bellissima, graditissima sorpresa, il mio ex regista Gabriele è qui con noi. Ciao, buonasera a tutti, è sempre un piacere per me. Volevo che salutasse, perché anche per me è stato un bel regalo quello di oggi. Sa che è la penultima puntata, quindi è venuto a salutarmi, e questo mi fa capire che lascio sempre qualcosa di importante nelle persone. Quindi Gabriele, a me è dispiaciuto ovviamente, però tanti lo sanno, ma lo ripetiamo, è diventato papà per la seconda volta e quindi lo impegna. È impegnativissimo, ragazzi, come 40 puntate della Veridiana. Va bene, non esageriamo. Sì, no, beh, insomma, fare il papà è molto impegnativo. E quindi chi lo sa, perché poi dovete sapere che lui è anche un musicista, un arrangiatore, e chi lo sa se farò un nuovo palinsesto qui o non lo farò, magari sarà anche uno dei miei ospiti. Tutto è possibile, Gabri, quindi tu lavora sul tuo progetto e poi vedremo. Farò il possibile. Ti saluto adesso perché sei già stato abbastanza, io devo andare avanti con la diretta. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Ciao Gabri. Allora,
Ve l'ho preannunciata, ce l'abbiamo al telefono perché vorrei, sono stata io ad invitarla per la seconda volta, vorrei che parlasse del suo progetto, Laura, e quindi vorrei aiutarla in questo progetto. Il mio modo di aiutarla è anche un mezzo mediatico, tra virgolette, quale la radio, e non solo, e quindi perché non farlo. Laura Bono, ci sei? E io ci sono, Veridiana. Scusami, ti ho fatto aspettare un minutino in più, ma avevo il mio ex regista qui che mi ha fatto la sorpresa di arrivare, e per me è stato un piacere. Senti, Laura, tutto bene? Sì, tutto benissimo, e sono contenta. Insomma, dovevamo vederci di persona nel tuo studio quando sarebbe uscito l'album, ma bello, ci sentiamo ancora, quindi insomma ci sentiamo ancora, ma stai tranquilla che magari, chi lo sa, il nuovo palinsesto lo aprirai qui tu, magari con un po' di live. Tutto è possibile, Laura. Certo, sarebbe bello. Tutto è possibile, vedremo. Io vivo alla giornata, tu cosa fai? Ti progetti la vita? No, ecco, come te io. Quindi viviamo noi in sottofondo stiamo ascoltando Un minuto dolcissimo, ovviamente, e vorrei che parlassi e facessi anche un appello soprattutto per il tuo progetto. Certo. Vai, Laura. Guarda, io sto facendo allora questo progetto di crowdfunding, che sarebbe una campagna per raccogliere fondi per riuscire a realizzare il mio album, che qualcuno che non mi conosce dice che me ne frega di aiutarti a fare l'album. Certo. Io non lo so, io spero che magari queste persone che magari non mi conoscono, chi mi conosce e mi segue già lo sa, io li apprezzo, sono tantissimi e mi stanno dando un supporto grandioso. Chi non mi conosce, vi invito magari ad andare sul mio sito, che è laurabono.com, oppure sul mio official Facebook, Laura Bono Official. Bravissima. Dove può magari conoscermi, può sentire le mie canzoni, può sentire il mio mondo, insomma, se si trova coinvolto in qualche modo, ecco, se mi può in qualche modo dare una mano, c'è questa campagna di crowdfunding che mi aiuta a recuperare i fondi necessari per promuovere e sviluppare questo mio album, che insomma, penso che sia la voce, insomma, di sono una cantautrice, quindi penso che di parlare, insomma, a nome di tutte le persone, quindi non lo so, io sono molto molto contenta di questo album, come sta venendo, ho dei primi feedback molto positivi da parte dei miei pezzi di cuore, così come li chiamo io, e quindi insomma ci sono diversi modi, si possono versare dai 5 euro fino ai 2000, però mi rendo conto che sono 2000 è una cifra. Se metti insieme 50, 60, 70, 100 persone, certo, ne hai fatte anche il doppio. Infatti siamo a un buon punto, siamo praticamente al 46%, manca un mese, quindi insomma siamo fiduciosi che questo album verrà alla luce, insomma, per ottobre. Quindi ripetiamo dove possono andare a vedere tutto quanto e quando è la scadenza. Vai. Allora, il sito è musicriser.com, dove ci sono tutti i progetti di Musicriser, il mio è Laura Bono, insomma, se no direttamente sul mio sito o sul mio laurabono.com, oppure su il mio Facebook Laura Bono Official, c'è il link che porta direttamente al sito della campagna. Tu puoi fare, facciamo qualche esempio pratico, no? Sì, certo. Per chi è in ascolto e magari ha difficoltà a capire fino a quando non va a vedere, quindi proprio terra terra ti vorrei dire. Sì. Se per esempio uno vuol fare un live tuo in casa. Sono dei live, sì, gli House Concert per esempio, esatto, è uno dei pacchetti che una persona può acquistare, ci si può mettere in 15 persone, massimo 25 per fuori dalla Lombardia, per al costo di 1.500 si va a casa, e dei miei fan, insomma, di chi mi vuole un versamento, tanto ciascuno è come se comprassero un album, insomma, quindi un'offerta a testa praticamente, quindi sì, si arriva facilmente, insomma, all'importo. Sì, si arriva facilmente e si passa una serata, insomma, con me, insomma, che canto con Laura Bono. Vuoi mettere? È una cosa molto carina, insomma, sta prendendo adesso, abbiamo chiuso quello di Milano, quindi ci sarà un house concert a Milano, ce ne sarà uno a Roma, sta per essere chiuso quello di Brescia, quello di Messina, insomma sono molto contenta perché vado anche a vivere le persone che mi supportano anche fisicamente, quindi faremo delle serate insieme, insomma. Bene, Laura. Ma non il concerto classico, proprio a casa, che è una cosa molto carina. No, guarda che il contatto fra un cantante e i suoi fans non è da tutti, è il contatto diretto, quindi è una bellissima cosa. Certo, ritengo, io la sto cercando di abbracciarla come posso, e ritengo che sia una cosa importante, ma figurati, è proprio una piccola cosa.
in quello che veramente sono disposta e posso farlo, insomma, che i mezzi, certo, mi permettono. Certo. Senti, Laura, un abbraccio grandissimo. Grazie mille, io ti mando un bacione, spero di vederti presto. Assolutamente sì. Di Rete 104, un abbraccio grande, Laura. Ciao, 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 ciao. Volevo ricordare a tutti che oggi Beauty Outing 104, la diretta di oggi, è sponsorizzata da Isadora, prodotti farmaceutici di bellezza e salute. E ovviamente qui abbiamo e stavamo già parlando sia con la nostra dermatologa Clara Rigo, ma anche con la nostra Francesca di Isadora. Quindi Francesca, stavamo dicendo, tra l'altro prima microfoni spenti stavamo facendo due chiacchiere e tu mi parlavi dei vari clienti, cioè tu hai una catena di sales, di agenti. Sì, agenti e truccatori che appunto mando nelle farmacie proprio per far conoscere bene il prodotto, perché appunto come dicevo prima l'Isadora non è soltanto il colore e la moda, ma è anche la sicurezza del prodotto, di quello che andiamo a consigliare, perché ovviamente vendendo in farmacia ovviamente devi dare anche la garanzia, la sicurezza, giusto come diceva prima la dottoressa, che mi è un pochino dimenticato, il nostro è senza aggiunta di nickel, senza profumo, senza cobalto, senza metalli pesanti, cioè tutto ciò che appunto oggigiorno. Io proprio inerente alla pelle volevo un attimo chiedere a Clara Rigo, la nostra specialista dermatologa, ricordiamo che Clara Rigo è di Verona, ma fai sia, certo, sia su Verona e sia su Milano, tra l'altro. Equamente divisi. E puoi dare il tuo sito? Sì, allora www.chirurgia-dermatologia-estetica, tutto attaccato, tutto piccolo.it. Senti Clara, com'è possibile fare in modo, visto che è l'estate, tra l'altro il caldo lo stiamo sentendo tutti in questi, certo, giorni, abbastanza forte, quindi la pelle ne risente, in che modo il sole soprattutto può diventare anche nostro amico? Allora, fondamentalmente il sole è amico, però purtroppo per molte persone è diventato un nemico, perché il sole bisogna affrontarlo seriamente, ci aiuta moltissimo nell'umore, nel fissare il calcio alle ossa, questa abbronzatura che ci dà questo aspetto sano, questa sicurezza anche nello svestirci, perché d'estate ci si sveste praticamente, però tutti questi fenomeni da una parte sono ottimi, ma dall'altra possono causare dei danni terribili. I danni poi non si vedono, diciamo, finché uno ha 20-30 anni, ma si vedono dopo, in genere dopo i 50 anni, a meno che uno non abbia dei problemi tipo patologie solari, ma quelle sono un altro capitolo. Sappiamo benissimo che ogni ora di esposizione, ogni minuto di esposizione, pensa Viridiana, la pelle registra, cioè, e lo va ad assommare, quindi da quando noi cominciamo la prima esposizione solare, anche da piccolissimi, ogni ora, ogni minuto, ogni giornata viene registrata. Invecchia anche il sole, la invecchia la pelle. Sì, cosa vuol dire il registro? Vuol dire che tutti i danni, perché il sole poi provoca dei danni, no, vengono, lo dicevo, registrati. Per la persona magari che non capisce il registro e quindi... No, ma adesso ti spiego, registrati in questo senso, sì, che poi, mano a mano che si procede con l'età, tutta questa sommatoria di danni vengono presentati sulla pelle, nel senso che, come dici tu, abbiamo l'invecchiamento. Ma l'invecchiamento in genere dopo 50 anni si comincia a vedere i risultati, tra virgolette, e sono tanto il conto, cioè, è tanto più salato. Io sono con un piede dentro e un piede fuori. No, tu no, perché comunque è una bellissima pelle. Cioè, sono lì praticamente, va bene. Va no, bene. No, e sono tanto più salati, aspetta, perché non è uguale per tutti, chiaramente, tanto più salato il conto quanto più uno si è comportato male con il sole.
Cosa vuol dire? Non ha usato le foto esposizioni. Vedo che vi distraete, i cinguetti che arrivano, sono messaggi WhatsApp che arrivano, quindi ti dico uno al volo perché è un fans accanito di Beauty Out in 104. Un saluto agli ospiti, un bacio ai miei DJ preferiti, Veridiana e Stefano, Feliciano da Como. Un abbraccio. Grazie. Feliciano. Guarda che il 16 finiamo, quando è che arrivi qua? Perché io non lo conosco sto Feliciano, ma è fisso tutti i giovedì. Lo stalker buono esiste. Scusami, vai avanti, male. Clara. No, no, giusto, anche interrompere con queste cose piacevoli. E dicevo che il conto è più salato, tanto più uno si è comportato male. Comportarsi male cosa vuol dire? Non applicare le protezioni solari, esporsi nelle ore quelle più critiche, cioè da mezzogiorno alle 16. Per ammazzarsi proprio. Esatto, avere, subire ustioni sulla pelle, essere fototipi bassi, cioè 1 e 2, perché se uno ha un fototipo rosso o un fototipo biondo chiaro, assolutamente il sole lo deve evitare, perché questi soggetti rischiano quelle che sono le patologie gravi. Cioè, diciamo che il sole per tutti dopo 50 anni provoca macchie, lentigo solari, capillari visibili, disidratazione della pelle, rughe, un po' per tutti, più o meno a seconda. C'è un detto, ragazzi, che non posso dire tutto, però dico la prima parte, no? Che il sole bacia i belli, e quindi già abbiamo detto tutto anche con questa. Non lo posso finire perché siamo in fascia protetta, però insomma è così il detto. Però il bello subisce sia la genetica da una parte, e quindi anche quella c'ha la sua importanza, e sia anche tutti questi eventi atmosferici. Quindi se è vogliamo. Importantissimo il fattore di protezione. È importantissimo, ed è importantissimo utilizzarlo sempre e comunque, cioè non è perché uno poi si abbronza e basta, non lo usa più, no, perché le protezioni solari che ci schermano dai raggi UVA, UVB, dalla luce visibile, dagli infrarossi, sono importantissime perché schermano proprio quelli che sono, bloccano, diciamo, quelli che sono i danni sul DNA delle cellule e soprattutto sulla melanina, perché ricordiamo che quando la melanina impazzisce si può arrivare al famoso melanoma. Francesca, scusami, a proposito di abbronzatura, c'è un prodotto di Sadora, ma infatti, magnifico tra l'altro. Allora, che ci tengo a parlare molto perché adesso è anche il periodo, diciamo che lo vendiamo in tutto l'anno, però questo è il periodo, diciamo, più importante. C'è proprio un Abbiamo set. Una terra spray con un fattore 12 di protezione e lunga durata, per cui quando ci togliamo le calze, che vediamo queste belle gambe, belle bianche, questo proprio viene un colore perfetto, va bene sia sul viso che sul corpo, e ha una bella durata ovviamente. E poi abbiamo il fatto che noi, appunto, prima parlavamo, sì, noi lavoriamo anche nell'istituto oncologico, era quello che volevo anche dirti, perché ne parlavamo prima a microfoni spenti. Abbiamo che è una cosa importantissima. Dei tanti prodotti, perché diciamo che Isadora contiene veramente più di 1000 referenze, per cui non si può parlare di tutto, però ho per esempio un fondotinta con un fattore 30 di protezione, o delle cipre con un fattore 20 di protezione, cioè appunto l'Isadora non è che si parla soltanto di bellezza o del colore, ma si parla veramente, ecco perché io ho questi truccatori in giro. Poi ho un art director che veramente devo proprio ringraziarlo, io devo ringraziare sia lui e sia i miei collaboratori che mi stanno molto vicino, mi permettono di andare in giro, perché a me piace stare proprio a contatto diretto con le persone, per cui poi appunto ho fatto 20 anni in farmacia, per cui la farmacia per me è casa mia e mi sento a mio agio, e devo veramente ringraziare, visto che dico in pubblico, i miei collaboratori sia in ufficio che fuori, devo veramente. Volevo dare il sito, che non l'abbiamo dato prima, i contatti, quindi www.isadora.com.it, e anche la pagina di Facebook Isadora Beauty Italia. E qui vediamo tutto quello che fa appunto il mio caro Enrico, che veramente devo. Che l'art director. Sì, è responsabile appunto Italia, che veramente, oltre ad essere bravo, è veramente una persona molto, molto umana.
E infatti mi diceva appunto il direttore di questo ospedale, è l'unica persona che lascio andare in giro nei reparti, perché lui è veramente una persona umana. Beh, è importante questo collegamento, sì, con un settore oncologico ospedaliero, certo, per dei prodotti, perché Isadora vuol dire che sono molto validi. Certo, perché Isadora magari vedendola così, no, ovviamente vedi veramente, dice no, beh, non è un prodotto ipoallergenico, non è un prodotto, perché è veramente... ha un look abbastanza estetico, infatti, diciamolo. Invece sì, no, è veramente un prodotto... Valido, sì. Scusa, volevo solo finire e puntualizzare sulle protezioni solari. Benissimo, queste protezioni di cui parla lei, 30, 12, eccetera, che però sono protezioni da città, intendiamoci. Certo, no, uno no, che va al mare, no, tanto per non confondere le idee. Giusto, Clara. Allora, uno che va al mare, il mio consiglio è quello di non usare trucco comunque, perché insomma è bene anche un certo periodo dell'anno far respirare la pelle e poi usare, dal mio punto di vista, e secondo me le statistiche mi danno anche ragione, usare sempre le protezioni 50+, che sono le massime. Allora tutti mi dicono, ma io con quella protezione lì rimango bianca. Non è assolutamente vero, ed è importante che la gente sappia questo. La protezione 50 serve, cioè è massima per quanto riguarda gli UVB, che sono quelli che creano i danni sul DNA delle cellule, ma sugli UVA non è totale, perché sono poi raggi abbronzanti, e passa circa filtra circa un 60-70% di raggi UVA, quindi uno si abbronza, certo più lentamente, senza eritemi, senza scottature, senza subire troppi stress alla pelle, però con un'abbronzatura anche più duratura nel tempo, poi, perché la melanina reagisce in un tempo più lungo, ma in maniera molto più sana. Perché ricordiamoci che il melanoma, cioè ci sono tanti altri tumori sulla pelle, importanti anche quelli, però il melanoma viene proprio dalle cellule della melanina. E gli americani dicono, scusa, finisco poi, e gli americani no, dicono, sono studi reali, che se un bimbo, e bimbi insomma arrivano fino a 12, 13, 14 anni, ha subito un'ustione da piccolo, ha un rischio doppio di ammalare di melanoma nell'adulto. E con questa notizia, quindi, stiamo veramente attenti a prendere il sole, la protezione, seguiamo i consigli, oggi ce ne saranno tanti altri perché è ancora lunga la diretta. Intanto ci ascoltiamo una canzone e andiamo in pausa, poi ritorniamo, e volevo avvisare, preannunciare che devo salutare chi in tutti questi mesi mi ha fatto compagnia e ha dato dei consigli molto molto preziosi, il chirurgo estetico. Beauty Outing 104. Stefano, abbiamo ricevuto un SMS, forza a ballare, wow che bei ricordi. Poi ne abbiamo tanti altri di SMS, però adesso devo assolutamente, ed è anche doveroso, salutarla e ringraziarla pubblicamente, e abbiamo la nostra chirurgo estetico che ci ha seguito e ci ha dato dei consigli enormi, veramente molto importanti nell'arco di questo palinsesto, e abbiamo Simona, ci sei? Ci sono, ciao a tutti quanti, anche a te Meridiana, ben trovata. Anche a te ben trovata, Simona. Tutto bene? Stai morendo dal caldo? Tutto bene, sì, io qui sono in studio con l'aria condizionata, ecco. Ma diciamo che a Milano, insomma. No, beh, qui a Lecco siamo bene perché c'è il venticello, il lago, poi abbiamo anche l'aria condizionata in studio, quindi devo dire che stiamo bene. Poi se usciamo magari, entriamo in macchina, ci spostiamo, a Milano si muore anche. Però... A Milano è terribile, però insomma mi fate un po' di invidia lì al lago. Dura poco, fra un'ora e mezza, cioè torno anch'io fra quelle di Milano, Simona. Senti Simona, allora, innanzitutto volevo dirti veramente grazie per tutto il palinsesto, perché insomma abbiamo fatto questa fissa telefonica una volta al mese, e vedremo poi con il nuovo palinsesto, noi poi ci vediamo e ci sentiamo. Certo. Intanto iniziamo ad andare in vacanza, perché io il 16 vado in vacanza, e tu le vacanze sono prossime? Le vacanze sono ancora lontane, ma ci andrò anch'io. Sì, io vado in vacanza dalla radio. Esatto, non dal lavoro, dalla radio. Poi da tutto il resto, anche per me sono un po' lontanucce, però insomma si vedrà. Senti, che dire?
Allora, noi vorremmo. Grazie a voi della radio e te in prima persona di avermi dato questa opportunità. Figurati. Di far conoscere un po' questo mondo della medicina estetica e, come tengo a ribadirci, dell'anti-aging, che è quell'invecchiamento di successo, perché ricordiamoci che un benessere corrisponde a un bell'essere. Questo è un po' il motto che dico sempre alle mie pazienti. Certo. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, mi raccomando, fate tesoro delle vacanze, perché possono essere una buonissima terapia anti-aging e di medicina estetica, per cui non esponetevi troppo al sole, però ricaricatevi le batterie, perché il sole è anche un buonissimo antidepressivo. Approfittate per fare delle belle nuotate, delle lunghe passeggiate sulla spiaggia che migliorano la circolazione, la cellulite, la forma fisica e tutto quanto, e visto che siete in vacanza, mangiate un po' più sano, mangiate un po' meglio e divertitevi, perché il relax è il miglior antistress, antinvecchiamento, è la miglior medicina di bellezza che ci sia. Quindi, senti, detto fai questo, dimmi. Io vi auguro a tutti buone vacanze e spero di ritrovarci a settembre. Vuoi dare di nuovo il sito in questa ultima telefonica del palinsesto? Il mio sito è www.nichesti.eu, quindi mi potete trovare sul sito e poi spero di ritrovarvi tutti dopo le vacanze, che ci sia ancora l'opportunità di fare queste tutte telefoniche. Vediamo se ci sono anche io. No, vabbè, insomma, faccio le battute perché sai che io vivo alla giornata anch'io, Sì, sicuramente ci sarai, sei così brava che sicuramente non potranno fare a meno. Grazie, non mi far arrossire, sì. Che non leggo mai neanche i complimenti che mi arrivano, perché io sai che mi fanno molto piacere, però arrossisco anche parecchio. Senti, ti abbraccio forte, grazie per tutto. Grazie e a buona te, estate. Grazie a tutti i teleascoltatori. Grazie a tutti. Un abbraccio, Simona, a presto. Ciao, ciao, ciao. Allora Stefano, abbiamo salutato Simona, era doveroso, lei non vede l'ora di ricominciare, ma vediamo se ricominciamo anche noi, tu sicuramente, io vedrò, si deciderà in futuro. Allora, ritorniamo alle nostre ospiti, che con loro arriveremo fino alle 19, ragazzuole. Una la vedo un po' preoccupata, no? Così non dovresti essere, assolutamente, però... Allora, abbiamo parlato di tutto, stavamo dicendo a microfoni spenti che sono importantissime anche le mani, le unghie. Giusto. E voi avete un prodotto veramente favoloso. Sì. Perché la dottoressa, ovviamente qui abbiamo la dottoressa Sabine, che ci dirà, che mi mette in imbarazzo, ma non è così, che ci illumina. Sì, noi abbiamo per esempio uno smalto in gel, un semi permanente, che ovviamente si applica come un normale smalto, e poi abbiamo, comunque le mani sono importantissime, le prime, assolutamente, che vengono, il viso e le mani sono le prime, certo, che una persona, certo, e viene messo appunto questo smalto, una passata su, diciamo, come uno smalto normale. Dopodiché si lascia asciugare 2-3 minuti e si passa un top coat. Io sopra. Lo voglio provare, assolutamente, te lo porto. E si toglie con un normale solvente. Il nostro non contiene acetone, contiene cheratina, perché a volte si parla delle unghie sfaldate, che si sfaldano le unghie indebolite, però non pensiamo mai a veramente usare, sì, il rinforzante per le unghie, ma è importantissimo il solvente, perché quando io mi faccio questa cura di scusami Francesca, sì, ti faccio una domanda, no? Prima di mettere per esempio lo smalto, bisogna mettere una base di protezione, per l'unghia? Ecco, brava, grazie che mi hai fatto questa domanda. Di solito gli smalti, specialmente quelli colorati, rossi, macchiano l'unghia, i nostri no. Ecco, da lì ovviamente si capisce che è un prodotto veramente di altissima qualità, perché i nordici, perché il prodotto Isadora è svedese, i nordici guardano molto la qualità, prima la qualità e poi tutto il resto. Infatti io il packaging dell'Isadora per l'Italia viene fatto apposta solo per l'Italia, infatti ci dicono che noi siamo superficiali,
cioè il mio prodotto è venduto in 45 paesi del mondo. Cioè, se andiamo in altri paesi, proprio è spoglio, è freddo, è veramente... Che si mette la giusta attenzione nella qualità, ogni articolo, si spende, nella qualità. Infatti, loro dicono che noi siamo superficiali, perché noi guardiamo la qualità, non guardiamo l'estetica. E devo dare atto che hanno veramente ragione, però poi io mi dico... Anche l'occhio vuole la sua parte, perché quando apri la borsetta e tiri fuori un bel rossetto, un bel ombretto, che è tutto il packaging nero, così ovviamente fa piacere tirarlo fuori, insomma. Erano arrivati dei messaggi, Stefano, ne leggiamo almeno uno, perché dall'ultima puntata arrivano, dall'ultima diretta arrivano i messaggi, forse questa l'abbiamo già letta prima. Un saluto agli ospiti. Ciao Veridiana, verrei volentieri, ma il mio lavoro mi porta sempre ad essere molto lontano da casa. Questo è Feliciano, Comunque ti conosco e ti seguo, io lavoro per un personaggio con cui tu hai fatto una foto in via Manzoni, cioè, sta diventando stalking, Occhio! Un abbraccio a Veridiana e Stefano e a tutti i suoi ospiti in studio. Grazie anche grazie, a nome delle nostre ospiti, delle mie ospiti. Senti Clara. Sono qui, ti ascolto. Allora, siccome abbiamo parlato di pelle, di sì, sole... Scusa, preciso un attimo, attenzione anche ai famosi gel per le unghie, perché rovinano non brava. Poco, anche brava. Perché tolgono buona parte dell'unghia, cioè nel senso che l'unghia viene proprio traumatizzata e decapitata, quindi... Vabbè, la guardo con una fa perché io uso parecchio lo smalto, faccio il semipermanente, ma in un altro modo, e lo dicevo prima. No, Isadora, non lo conoscevo, lo conosco da poco. Però poi quando si toglie quel famoso gel, eccetera, che rimane l'unghia niente, praticamente molliccia inesistente, poi vengono giù le lacrime. Giusto, è vero. Le unghie hanno sono molto importanti. Sì, stanno facendo stare male. No, le unghie sono importanti. No, e per me sono importantissime. No, ma aumentano, cioè servono per la prensilità, quindi non sono messe lì tanto per fare estetica. È vero. Cioè, cazzia, cioè. Ha ragione la dottoressa. Va bene, dottoressa. No, tutto con moderazione e cercando di scegliere dei prodotti, insomma, che siano, diciamo... meno offensivi per l'organismo in generale, infatti, possibile. Infatti questo gel noi lo consigliamo anche alla donna in gravidanza, anche i bambini lo possono usare perché appunto non contiene tolvene, formaldeide, canfora, cioè ovviamente lo speriamo un prodotto... che i bambini non si facciano le unghie comunque. Certo. Io vedo tante bambine con le mamme che già piccoline, che veramente è una cosa che non tollero io onestamente, perché già sì, perché i bambini sono curiosi, loro vorrebbero sempre mettersi tutto, fare tutto quello che fanno, però gli adulti. Però ogni cosa ha il suo tempo. Esatto, però le mamme sbagliano a cedere, perché magari queste vanno, li dai anche a me. Sì, vabbè, allora non esageriamo su tutti i concetti. Se gli dai una passatina, gliela lasci lì 5-6 giorni, poi glielo togli, vabbè, tanto per accontentarla va anche bene la bambina. Ma poi inizia a diventare poi un'abitudine. Basta, cioè, però, esatto. Torniamo alla pelle, certo. Un attimino. Le unghie comunque, unghie e capelli fa parte sempre di tutto il corollario. La mia domanda era questa reazione della pelle, della nostra pelle al sole. Sì. E vorrei che incrementassi... Ma sostanzialmente ti ho detto tutto, nel senso che l'importante è usare le protezioni alte, ti ho spiegato perché. Seconda cosa, comportarsi molto bene, cosa vuol dire? Le protezioni durano 2 ore, cioè l'efficacia sicura è 2 ore, per cui bisogna un po' continuare a spalmarsi, bisogna metterne una quantità adeguata senza ridursi, cioè diventare tipo delle, come si chiamano quegli animali che scivolano, delle anguille. Le anguille. Esatto, però insomma, e se per esempio uno suda molto deve ripetere l'applicazione, se fa il bagno deve ripetere l'applicazione, e le solite cose. E poi se ci sono dei fototipi particolari bisogna stare molto sotto l'ombrellone, e attenzione, non è che l'ombrellone protegge da solo, ci vogliono sempre le protezioni solari, perché sotto l'ombrellone intanto i raggi filtrano anche dall'ombrellone, e poi c'è il riflesso che nessuno considera della sabbia che riflette i raggi. In acqua abbiamo doppia esposizione, quella diretta e quella riflessa, quindi attenzione a tutte queste cose.
No, uno dice adesso vado in acqua, mi rinfresco, intanto sì, sto in acqua, giusto, quindi non sto al sole, no? È peggio perché è uno specchio riflesso l'acqua. Sì, però anche giusto, uno va in acqua, fa dell'attività fisica, si muove, come aveva detto la mia collega, giusto, giustissimo, tutto fatto con prendendo criterio, delle precauzioni. Con criterio. Allora, quando ritorniamo dalla breve pausa che abbiamo fra poco, vorrei parlare dell'approccio globale all'anti-aging. L'ho detto giusto? Argomentone, sì, certo, hai detto giusto. Sì, insomma, facciamo una sintesi e vediamo da lì anche che cosa possiamo introdurre magari con Francesca di Isadora. Quindi io direi di mandare una canzone per far ballare quello di prima che sta impazzendo per la musica, poi torniamo a Beauty Outing 104, rimanete lì in ascolto. Beauty Outing 104. Questa è Rete 104. E questo è Beauty Out in 104, siamo qui e ovviamente gli ultimi minuti assolutamente devo capire delle altre cose e lo so che siete stracuriosi anche voi con le nostre professioniste qui in studio. Tra l'altro ci scrivono: uè, lo sai che ballare fa bene? Con un sacco di punti interrogativi. Lo sappiamo, sì, e quindi preparatevi, perché settimana prossima, il 16, chiuderò il palinsesto e ci sarà qui un live in studio con il dottor Felix e Massimo Luca, e insieme con me ci sarà un graditissimo ospite a sorpresa che non vi dico per il momento, e lo saprete nei prossimi giorni sulla mia pagina di Beauty Out in 104, speaker di una radio particolare di Milano e famosa, che farà con me la diretta conclusiva. E quindi preparatevi, perché non ci saranno telefoniche, ci sarà soltanto e unicamente 2 ore di musica live in diretta. Ballerete, perché lo sapete, musica dance e musica pop. Allora, che peccato, tra poco finisce, speriamo di risentirvi anche in autunno, amiche da Lecco. Grazie ragazze, un abbraccio. Ritorniamo alla nostra dermatologa. Pronta? Sì, allora, questo approccio globale, lo so che qui ci vorrebbero 10 minimo per questo argomento, all'anti-aging, quindi però vediamo se riusciamo a dare qualche consiglio. Sì, guarda, a me piace parlare piace dire una parola, soprattutto modulare l'invecchiamento. Che parolone, no, che parolone, Francesca. No, però è semplice, perché cosa vuol dire? Lo dici tu, vai. No, questo vuol dire che piano piano, mano a mano che ci si vedono le varie crepe, magari fare una visitina dal dermatologo non guasta, per tamponare un po'. E questo perché molte donne mi riferiscono che improvvisamente a un certo punto, guardandosi allo specchio una mattina, sono investite da questo invecchiamento praticamente, in maniera anche sono una di quelle a livello psicologico psicologicamente molto negativa. Comunque, tornando a noi, io ti dico cosa faccio di solito con le pazienti. Le ascolto moltissimo, perché ognuno vede i difetti, nel senso che noi con l'occhio critico di professionisti vediamo alcune cose, invece voi pazienti vedete altre cose, ed è molto importante ascoltarle. Magari la rughetta che noi non vediamo neanche, però arrivano e dicono: no, ma guarda, questa proprio mi dà fastidio. Vabbè, benissimo, allora li accontento, poi però non mi perdo, nel senso che io rimango sempre dermatologa, quindi faccio il mio esame della cute, guardo quali sono i difetti, quali sono, se ci sono anche delle patologie, perché a volte uno scambia un inestetismo e invece è una vera patologia, e imposto la mia terapia. Perché secondo me è importantissimo occuparsi della pelle proprio a 360 gradi. Cosa vuol dire? Dalla detersione, cioè da quando la sera ci si deve appunto struccare, eccetera, fino alla reidratazione, all'uso di eventuali farmaci se ci sono delle patologie da correggere, e anche mettere in atto tutti i vari presidi che abbiamo, cioè l'utilizzo dei laser, se ci sono delle anomalie della melanina, se ci sono anche delle lesioni vere e proprie come le keratosi, che oggi sono considerate precancerosi. Quindi attenzione, se vedete delle macchie marroncino, giallastre, che tendono al nero, che sono un po' squamose, un po' ruvide, attenzione, è meglio farle vedere al dermatologo, perché le keratosi si possono asportare
tranquillamente con i laser, non lascia segno, la pelle si ricostituisce completamente, però a volte, non sempre, ma oggi si sa questo, possono evolvere e venire dei veri e propri tumori, e in quel caso lì bisogna ricorrere, cioè fare un'esportazione chirurgica, cioè tralasciare magari delle cose vuol dire poi andare incontro a dei dispiaceri più grandi. Come ti ripeto, si possono utilizzare i botulini, i filler, gli acidi ialuronici rivitalizzanti, i laser per correggere proprio anche la texture della pelle, quindi poi c'è il laser per le macchie, il laser per il fotodanneggiamento. Da gigante negli ultimi anni. Ci sono i fili adesso bioristrutturanti e anche quelli di tensione, ma anche qua ci vorrebbe una puntata intera. Ma sono costosissime però queste cose, dottoressa. Il problema è che anche a noi costano tantissimo, perché i laser sono sempre di proprietà di chi li usa. E i laser oltretutto non vanno così, tu compri la macchina e bene, dici non è no, finita la devi lì mantenere, perché ovviamente, no, la perché devi... addirittura c'è un laser che è molto un laser interessante per il fotodanneggiamento, per le cicatrici d'acne, che funziona benissimo, però ci hanno inventato delle punte che si usurano e delle punte che costano tantissimo. Purtroppo lo so che non è una medicina a portata di tutti, però non è detto che ci siano solo queste cose così costose, ci sono anche delle cose più abbordabili, però chiaramente... Senti Clara, con un... Sempre più abbordabili della chirurgia, non perché, però anche quella, quando c'è la necessità bisogna fare la chirurgia, attenzione. Siccome sono degli argomenti così vasti, in un eventuale mio palinsesto mi torni un'altra volta? Certo, molto almeno volentieri. Per spiegare molto meglio eccetera eccetera eccetera. Intanto però volevo ricordare il nostro sponsor di oggi, Isadora, prodotti farmaceutici di bellezza e salute, e l'abbiamo fatto volutamente, l'ho fatto oggi con la presenza qui proprio per Isadora di Francesca. Allora Francesca, sì, l'occhio vuole la sua parte, perché oltre alle mani, certo, uno certo, arriva e certo, il primo impatto certo, è il viso, ovviamente ristrutturato dopo una certa età, come diceva prima la nostra dottoressa dermatologa, ma l'occhio soprattutto bisogna mettere in risalto, quindi cioè, un mascara delle, gli ombretti, le matite, e per esempio il mascara di Isadora, gli ombretti di Isadora, ne abbiamo diciamo una marea per portatori di lente a contatto, per qualsiasi problema troviamo sempre il prodotto con l'Isadora. La cosa molto che ci tengo sempre appunto a ripetere è il fatto che veramente ti trucchi la mattina e rimani perfetta tutto il giorno. Esempio, noi abbiamo sì anche dei mascara resistenti all'acqua, waterproof, ma io in primis, cioè, vado al mare e mi metto il mascara normale, perché ovviamente basta non toccarsi gli occhi, non sfregarsi l'occhio, rimane perfetto anche andando in acqua il mascara. Okay. Sì, assolutamente. E poi siamo molto innovativi con i mascara, perché ovviamente ci rinnoviamo molto al passo con i tempi, per forza. E invece gli ombretti anche loro, perché ovviamente tu oggi hai dei colori meravigliosi, sono truccata dalle 5 e mezza di stamattina ho fatto già tanti chilometri, figuriamoci appena truccata, hanno queste sfumature, questi colori meravigliosi, perché ovviamente usando i nostri ombretti, usando la spugnetta asciutta, ti dà un colore un pochino naturale, un pochino neutro, invece usando con la spugnetta bagnata ti dà un colore più intenso, waterproof, brillantinati o non, diciamo che c'è veramente una bella scelta, cioè l'Isadora veramente è la mia vita, è stata è la mia creatura, veramente. No, ma proprio ti si illuminano gli occhi anche per come ne parli e per come, comunque io ho avuto modo di provare qualcosa dei prodotti, non tanto, ma un po' di prodotti li trovo, sono onesta, li trovo veramente ottimi, veramente rispetto, la mia creatura, io non sono una che si trucca tantissimo, però oggi ho un po' di fard
col pennellone abbastanza, e quindi per esempio i fard, abbiamo dei fard in crema che sono veramente stupendi e si possono usare sia come fard sia come, come illuminante per il, a dare luce ancora, luce di, più ancora di più al viso, si può usare come rossetto. I cajal, io parlo tanto delle mie matite, le mie matite veramente sono eccezionali, veramente, e di solito che abbiamo detto prima non sbavano. Quando tu metti un cajal dopo un po' si scalda, è vero. E cola, il nostro veramente no, veramente dura veramente tutto il giorno, diventa waterproof, perché quando lo metti su lo puoi stendere come un ombretto, ma dopo qualche minuto diventa waterproof. Bene, proviamo allora questi prodotti Isadora. E i colori sono veramente stupendi. Volevo dare ancora il sito www.isadora.com e anche.it, la pagina di Facebook Isadora Beauty Italia, e poi volevo ancora, Clara, che tu dessi il tuo sito. Sì, allora www.chirurgiadermatologiaestetica.it. Tu non sei sui social, su Facebook, no. Va bene, non mi guardare così, sai, siccome oggi siamo tutti molto social, funzionano anche, non è che lo so. Volevo puntualizzare una cosa. Vai. Sui trucchi, ecco, va bene l'abbinata dermatologo e estetico, cioè nel senso che è molto importante. Oggi l'ho fatta apposta perché pelle, comunque stiamo parlando di estetico farmaceutico. Sì, ma dico, è molto importante anche per che il trucco tenga, che la pelle sia preparata, cioè con i prodotti adatti. Beh, cioè certo, le creme idratanti adatte, perché se tu sbagli, sì, metti una crema grassa, sì, su una pelle grassa, no, puoi mettere i trucchi più favolosi di questo mondo, si scioglie, è vero, tutto, è vero. Ecco, questo era anche importante, e questo di no, cui è fondamentale, e questo di cui io mi preoccupo quando vengono a fare la prima visita, cioè di impostare la corretta igiene di quel tipo le di basi. Cute. Le basi, la corretta igiene, certo. Io dico come ci si lava, come eccetera, insomma, che sono importanti, come ci si reidrata, come ci si comporta con quel tipo di pelle, perché comunque ognuno ha la sua sfumatura diversa da un'altra persona. E la cosa, dottoressa, lei mi può dare atto, io a volte mi capita di vedere delle ragazze con i brufoli, con le varie problematiche appunto che hanno le ragazze, e a volte vedo che mettono su dei ceroni. Mamma e mia, non lasciano respirare la pelle. È importantissimo, è importantissimo, la pelle deve respirare, infatti tutti i nostri fondotinta, sia compatti che fluidi, veramente lasciano respirare la pelle. E quando io purtroppo dico alle mie pazienti non potete truccarvi, intendo proprio con trucchi che mi guardano tutte malissimo, cioè, io capisco che siamo nel 2015, cioè dire una cosa del genere è veramente volerle penalizzare. Poi dico, beh, però possiamo usare dei prodotti, allora già vedi che si rivitalizzano. Care signore, io devo salutarvi in modo da salutare anche la nostra diretta di oggi e anche Stefano. È stato veramente un piacere, spero di riavervi ancora miei ospiti, spero che tu rifletterai su quello che ti ho proposto. Assolutamente, ne possiamo, sì, parlare tranquillamente senza, certo, nessun problema. E Clara, che dire? Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori. No, grazie veramente, grazie a te, Diana. Veramente sono felice di aver Francesca Pischetola di Isadora e Clara Rigo, non so perché Barbara. No, perché ho qui davanti un messaggio, quindi la dottoressa Clara Rigo, dermatologa ma anche chirurgo. Sì, è vero. Assolutamente, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, e grazie. Veramente grazie a te, grazie a Stefano, grazie di avermi dato questa possibilità, grazie, appunto, di parlare del mio prodotto. Grazie, assolutamente, mille. Un abbraccio a tutti. Allora, volevo intanto salutarvi perché vorrei chiudere con una canzone, visto che stanno ballando tutti, e quindi li facciamo finire questa diretta con un ballo un po' dance, e di questi anni 80, giusto Stefano?
E quindi cosa dire, ricordatevi che giovedì prossimo il palinsesto di Beauty Out in 104 chiuderà in bellezza, chiuderà in musica, chiuderà live, ci sarà una grandissima diretta. Io li ringrazio ancora perché si sono autoinvitati, per me è un onore, è veramente un grandissimo onore. Mi sono divertita ad averli insieme qui l'altra volta e insieme abbiamo deciso che il mio palinsesto l'avrei chiuso con degli amici e ne sono onorata, quindi con Massimo Luca, col dottor Felix e con uno speaker che adoro perché è anche un amico, e vedremo. Seguite Beauty Out in 104 su Facebook e saprete nei prossimi giorni, diciamo da lunedì in avanti, chi sarà a darmi questo onore a venire a fare la diretta con me giovedì prossimo. Allora, Stefano. Grazie Veridiana, è finita anche oggi, Stefano, purtroppo. Stefano è uno che parla poco. Senti, sì. Stefano, ti avviso, sì. Se dovessi fare il nuovo palinsesto devi parlare di più. Va bene. Ecco, molto bene. Grazie a tutti. Molto bene, no, però lo ringrazio perché è un angelo Stefano, è bravissimo, è un tecnico, un regista d'eccezione, e quindi che dire, vi lasciamo a We Need Protection, Picnic at the White House, e con darvi un buon ascolto anche per i programmi successivi a quello di Beauty Out in 104, vi do appuntamento giovedì prossimo 16 luglio per la diretta finale di questo palinsesto mio di Beauty Out in 104. Alla prossima, ciao a tutti.
Beauty Outing 104.